Bravi, guarda il pelo, come stanno con me i cani. Eh? Senza zaini e senza questi che li strangolano. Vero Tofì? Che cosa ti facevano di brutto là in quel rifugio? Tutto fatiscente. E vabbò, e Zani anche, che è pazza fuori di testa. Ora si sono fatti sentire quella di Tofì. Si è fatta sentire che ci ha chiamato. Ma dove siete? Dopo 2 anni, dove siete stati? Cosa? Noi l'abbiamo chiamato, poi imbrogliano una cosa per un'altra, non si sa il cane se sta bene, se sta male, dove li hanno tenuti, dove li hanno. Ora, top! Si sono fatti sentire a colpo di flash. Persone che mi hanno dato un cane che era ridotto. Sofferente, puzzolente, ora a colpo di flash si sono fatti sentire. Boh, questa Zani l'aveva rovinata dandogli credendo a persone così e ora non ha niente. Ma si può combattere con i pazzi? Ora vi aggiorno. Questa purtroppo è gente che gli piace succhiare mafie e corruzione, capito? Imbroglioni. E poi gestiscono, cercano di dare fastidio. Ora ci sono cazzi da cagare, perché per me Zani è fuori, non è nessuno, non è la mia compagna, non è la mia, è una che con cui abbiamo un'amicizia particolare da anni. Gliel'ho spiegato che purtroppo ha scelto altri tipi di persone. Non rappresenta niente, anche perché si fa vendere, comprare, si fa lei va da uomini, donne, persone, è pazza. Poi è bruciata, non lo so che cosa gli hanno somministrato, è bruciata. Comunque i cani stanno bene, i miei cani. Grazie a me, certo non grazie né a chi me l'ha dato, né alla mia attenzione, né chi li teneva, li deteneva in queste specie di. In queste cose che chiamano rifugi. Che il cane era tutto sofferente. Niente, questi per 2 anni non si sono fatti sentire, li abbiamo chiamati in continuazione. Ora, come sta il cane? Dobbiamo fare il passaggio. Andrea, il documento scaduto. Andrea, patente alla buona. Tu per 2 anni che cosa hai fatto? Perché mi hai dato un cane sofferente? Cosa gli facevate a sto cane? Vabbè, questi sono bugnuri assassini che si dicono che è mafia, broghiano e poi fanno tutte le persone bigotte, le persone mai da vinna, pigliatela in culo, oh. Oh, allora io non lo so la gente ormai com'è, vedi i cani stanno bene da quando li do io da mangiare, da quando li guardo, non li posso lasciare con nessuno perché non li guardano. E poi questi sono due cani particolari. Allora, non ci vuole niente in Italia a fare associazione a delinquere, mafia e cose. Basta, intendo, fare del male ad altra gente. Perché non ci vuole niente a unire tre persone e cercare di fare male a un quarto. Agli altri, no, a loro stessi. A loro stessi potete fare quello che cazzo volete. Vi imbottite di imbrogli, di stupidaggini, di. Aspetta che ho preso un saio. Guarda come sta bene ora il pelo che l'ho curato io. Ma curato significa è un mese. È un mese. È un mese. Zani l'aveva ammazzato il cane. E questa è la terza volta che non lo so che cazzo gli dà da mangiare. Stamattina andiamo, cammina. Stamattina l'ha contattata perché poi è facile contattare le persone. Quella di Cali. Top. Dopo 2 anni, dopo 1 anno e mezzo di colpo. È riuscita fuori. Poi non ho capito perché non vuole contattare me. Che fa? È gelosi? Sono gelosi? Fidanzati? Hanno problemi? Non ho capito perché non vuole parlare con me questa persona. A me Cali, che è il Tofì, mi è stata consegnata, ve lo dico io perché. Perché Tofì, quando me l'ha consegnata? Me l'ha consegnata che puzzava di fango, che tremava con la coda in mezzo alle gambe. In asfissia perché il cane non riusciva a respirare e per giunta lei ancora.
questa persona ancora gli tirava il guinzaglio, trac trac, gli stringeva questo, ferma Tofi, senza denti, continuamente gli stringeva questo, e il cane stava soffocando, aveva un collarino e stava soffocando con la lingua di fuori, così, per sottomissione. Quindi mi hanno consegnato un cane. Ora sta persona, dopo un anno, io non voglio dire niente, ma a me mi sembrano atteggiamenti da pazzi. O hanno qualcuno dietro, al solito, magari se li scopa qualche politico, qualche mafioso. Allora, per fare mafia contro qualcuno, bastano due, tre persone che si mettono a fare un'associazione a delinquere contro un altro. Motivate da motivi loro, che a me non me ne può fare. Andiamo! Di qua! Lasciali stare quelli che stanno... Tofì! Andiamo! Dai! Andiamo! Brava, tu stai sotto. Andiamo, amore. Quindi non ho capito perché io devo stare un'altra volta, mi devo fare soggiogare. C'è sempre il solito gioco qua. L'Italia e i paesi sottosviluppati. Cioè, non è che ho inventato io. Nei posti dove c'è mafia, che poi io vi sto raccontando, posso sembrare uno che sta parlando di Dio, Rama, Ron, Buddha, non stai parlando di cose aleatorie, io vi sto parlando di nomi e cognomi e circostanze che succedono, di persone strane che hanno atteggiamenti da pazzi, definibili da pazzi, pericolosi, quindi fatti gravi fatti su altre persone, cose giuridiche, fatti gravi fatti su altre persone, cioè tre persone, questa è mafia. Poi se su scassi, se va a frate, se poi vi fate i soldi e magari poi vi inculano, oppure vi inculano senza farvi i soldi, sono cazzi vostri, no? Non mi interessa. Tre persone, associazione delle lingue, su tre persone che si mettono d'accordo e fare male a un'altra persona. Quindi non ho capito, il cane, perché me l'hanno consegnato sofferente, senza denti, non mi hanno detto niente, mi hanno imbrogliato. Ora Andrea aveva il documento scaduto. Ma chi si scema? Non ho capito. Ma si pazza? Perché la patente non ti piace come documento? Vuoi decidere tu? Sei amica di qualcuno che potete fare carte false all'italiana? Non ho capito. C'è la patente. La verità è che voi siete degli imbroglioni e non ce la fate a tenere in questo rifugio a San Paolo Solarino i cani. Staranno sicuramente in uno stato pietoso, tant'è vero che da voi è un rifugio momentaneo, i cani si devono prendere e adottare immediatamente e levarveli dalle mani, come voi li avete levati dalla strada, se è vero, si devono levare da voi, perché non li sapete tenere, non li potete tenere 20 cani. A me avete consegnato un cane mezzo morto, un problema, non respirava, asfissia, senza denti. E perché non mi raccontate che cosa è successo? Per iscritto? Come mai non lo mettete per iscritto che il cane era in sofferenza? Che era senza denti, senza sofferenza cardiaca? Dove era detenuto sto cane? Dove era detenuto? Vedi poi perché voi volete fare gli esperti, ma a me la strada mi ha insegnato che non c'è niente di peggio. Le scene vere che vogliono fare gli esperti. Ha capito? Veniva a disturbare, a posto di dire grazie che amo i cani, che ho risolto, mi avete dato un cane con 100.000 problemi, che ho le prove, eh. L'avevo un goddo cane, come ce l'ho addosso, non sto parlando di Dio, Buddha e Allah. Detto vostro, ora stai scemezzando in altra volta, si mette dappresso, prima era De Mauri. Ora poi De Mauro, poi diventò un'altra famiglia, poi la famiglia cose, poi Mauce, prima Mauce, ora un'altra famiglia, come si chiama? Non le so tutte queste famiglie, tu, che lei sa tutto di queste famiglie, e queste lo sono, puttanai, mafia, imbrugliona, poi tutto è nero, tutto imbrugliato, ma che spacchi gente sì? I rapporti tra le persone devono essere chiari, chi sa la mafia? Poi non mi interessa se c'è chi deremo i tatuaggi, chi darà droga, chi darà gioco a carte. La mafia significa essere imbroglioni.
e può essere anche da parte delle istituzioni, dello Stato, quando le cose sono poco chiare e sono fatte per fare male a qualcuno, associazioni. Ma che spacchi andate a imbrogli? Ma che minchia imbrogli? Che cazzo imbrogliate? E vi attirate la gente nei vostri poteri di imbrogli. Sto pugno di assassini qua. Andiamo, andiamo. Capito? Giocherelloni. Giocano con la vita, dei cani, delle persone, delle femmine, degli uomini, dei vecchi, dei bambini. Perché tanto si proteggeranno dietro qualche... Guarda, guarda che schifo che c'è qua. Esci! Esci tu! Guarda, guarda. Uscite da sta latrina, porca disco di quella grandissima rotta in culo. E succhiacazzi puttanieri. Andiamo. Senza coscienza. Andiamo, andiamo. La mangusana e fanno i puttani e i magnacci. Senza manco dirlo, capito? Illegalmente. Chiamano lavoro, professione, quattro puttane e quattro magnacci associati. Appena non ci sono rapporti alla luce del sole, chiari. Magari a casa, però devono essere cose che ha la luce addomata. Appena ci sono cose strane, a me non mi piacciono, non piacciono queste cose. Comincia ad avere, scusami, tu 2 anni non vi siete fatti sentire, 4 anni, 2 anni non vi siete fatti sentire, ogni volta comunicazioni, cos'ha il cane, le domande, cos'è, non ti rispondono, gli faccio domande e non rispondo, poi vieni a uscire che io ho il documento, perché la patente non ti piace, a meno che non volete cambiare le regole su, a tavolino. La patente è un documento di riconoscimento, la carta d'identità scaduta, ci sono dei motivi che Siracusa è scarsa. Io ho la carta elettronica, avevo già, e Siracusa non ha la carta elettronica. Aveva ancora il fogliettino, io avevo la carta elettronica, quella col codice a barre, col codice tipo carta di credito, che me l'ero fatta a San Benedetto, e qua no, spacchi vuoi. E poi ho un altro documento, quindi che cazzo vanno a imbrogliare? La verità è che il cane è stato consegnato senza nessuna cosa scritta o corretta, quindi sofferente, pieno pieno di problemi, e ancora vuoi creare problemi. Questo, cioè, le cose sono due: o queste persone sono bruciate, o queste persone che tengono sti cani fanno del male agli animali così per sport, fanno del male agli animali così, tanto per... Perché ci ammangono i rende ai cani? Perché ci ammangono i rende di lato ai cani? Al cane? Perché tremava tutto? Perché gli hai stretto il collare tipo a soffocamento? Perché dopo 1 anno e mezzo che ti ho fatto le domande, dov'è il cane, cosa è successo al cane, dove dormiva il cane, si può vedere una cosa, si può, io devo avere, ho problemi con i fuochi, col coso, nessuna risposta. Perché? Io non ho visto niente, io quando sono venuto là ho visto una cacofonia. Non ho visto proprio niente, anche perché non ho le cose tecniche per andare a fare un sopralluogo. Dall'alto, dal basso, e informandomi con i vicini se ci sono stati incendi, esplosioni e litigi tra le persone, o persone magari moleste attorno al rifugio. Cali, un continuo a dargli da mangiare, un continuo, già gli voleva comprare gli snack, già gli voleva comprare, un'altra volta non ha finito i 30 giorni di cura, già gli doveva comprare gli snack. Cioè, ma che sta gente è bruciata, su bruciate, ma voi bruciatevi, non è, ognuno ha il suo corpo, può fare quello che vuole, il problema quando lo fate agli altri, capito? Allora, ogni mattina io mi posso andare a svegliare a coricare, Dio, la Madonna, Dio, già l'ho vista queste cose, con Giuliana, con la mazza di Maria Michela, dopo, con la nonna dei miei figli, già l'ho vista, di qua, Cali, già l'ho vista queste cose, con la ficcadenti,
Già l'ho viste queste cose con i miei nonni, con mia nonna, a chiedere perdono, a dire faccio amicizia con lo zio, con un assassino, con gli amici di mio zio che manco conosce, messa nel letto con le peggiori sofferenze. Già le conosco queste cose della religione cattolica, capito? Già le conosco, finta, finta, che poi andate a combattere, però combattete non lo so come, credendo ai poteri. Non c'è il Dio, stava anche con gli assassini, quindi non è inutile che pregate Dio, vi mettete nella croce con Dio, perché Dio stava anche con gli assassini, con le prostitute, quindi non significa nulla il fatto che pregate un Dio. L'hanno Dio, l'hanno, non ce l'hanno, non ce l'hanno, ce l'hanno, non ce l'hanno, nell'ano, l'ano o non l'ano, non significa niente. I fatti sono quello che contano, carissimi. Andiamo. Perché faccio il video? Perché ho portato un cane, due cani problematici, due cani con sofferenze, ho le prove, ce l'hanno anche loro addosso. Due cani problematici, l'ho portato invece ad avere un rapporto bellissimo. Ciao! Chi sei tu? Bacetti? Non litigate. Ciao! Bacetti? Ciao! Posso fargli un video piccolino? Ciao! E cos'è questo? Una tigre con un pincher? C'è anche della iena. La iena, sì. Vero, ha le orecchie tipo coyote, c'ha l'orecchia un po' tonda. Invece la mia, anche la mia è un super incrocio, anche quello. Quello è bassotto con Amstaff. Sì. E stanno qua dietro. E invece... Bassotto con Amstaff, e questa sarà una specie. Questo c'è qualcosa tipo il tuo, un incrocio tra cirniechi. Sì, sì, ci deve essere del cirneco, ci deve essere del pincher. Pincher, infatti me l'avevano dato come il una pincher. Il corso, mi hanno detto per il manto. Ma c'era tuo marito per caso? Ogni tanto viene qualcuno con un uomo qua? No, forse mio fratello. Ah, fratello, sì, sì. Perché già l'abbiamo conosciuto. E dopo che vi siete strofinate come due puttanazze nella merda, guarda Tofì, amore, guarda, ferma, ferma, un attimo, aspetta, aspetta, Tofì, mi ha rubato il cuore, Tofì, io non lo so che cosa gli hanno fatto a Tofì. Che cosa? Sicuramente. Piano, piano. Cioè magari nel rifugio non era... Come fanno a tenere 20 cani? Quelli ne tengono 400. Come fanno? Comunque quando me l'hanno consegnata Tofì era piena di problemi, eh? Sicuramente... Avrà visto incendi, avrà avuto... Non lo so, me lo dovrebbero dire loro. Qual è la storia di questo cane? Un anno e mezzo là, che cosa ha fatto? Che problemi ha avuto? Perché quando l'ho preso era sofferente di tutto. Stava probabilmente anche il distacco aumentato. Loro non se ne accorgevano. Quando c'erano fuochi d'artificio, bombe e cose, si andava a infilare in un cespuglio. Loro non è che vivevano là dove è il rifugio. E non la vedevano. Si va a fissare una cosa del genere ogni temporale, due temporali grossi, va a succedere una cosa del genere, i cani non hanno più, e niente, gli si fissa la paura di questa cosa qui, vedi, si infila nei cespugli, loro là non la vedevano, e poi magari la separazione con il cambio, il passaggio da un posto all'altro, fatto frettolosamente, gli ha aumentato i problemi, ma già c'erano dei problemi di base, e io dovrei sapere dove stavano i cani, dove erano tenuti, perché gli manca il lato dei denti, e soprattutto perché per 2 anni non si sono fatti sentire, un anno e mezzo. Ehi, ma che cos'è sta cosa? Ma ce la finite? Basta, bacetti vi dovete dare, bacetti.
Bacetti. Ora di colpo si fanno sentire. Tu, ma perché dobbiamo fare il passaggio del cane è già fatto. Stavo aspettando a lei. Il passaggio del cane è già fatto perché il veterinario gli ho dato i nominativi e tutte cose. Poi il passaggio di cane, se voi non siete... Non è che lo puoi decidere tu quando vuoi tu di fare il passaggio del cane. A meno che non vogliono essere denunciati questi per violenza degli animali. Passaggio del cane, aspettavo a lei. Passaggio del cane è fatto perché nel coso c'è tutte cose. Quello che non c'è sono i problemi che hanno avuto i cani. Che problemi ha avuto sto cane? Perché aveva questa cosa? Adesso non lo devi mangiare tuo figlio. Vieni, esci. Guarda, guarda, ferma un attimo. Stai fermo, guarda che cosa sulla schiena. Ferma! Guarda, nella merda ti sei andato a strofinare. Si svegliano, passaggio dei cani, per 2 anni e mezzo perché non ha fatto passaggio dei cani. Non eri sicura? E perché mi stringevi il collare del cane a soffocarlo? E sta pazza. Rifugio di sofferenze. È un rifugio adeguato questo? Mi fate girare i coglioni, capito? Io sono buono e caro, però poi quando mi sono cadere la minchia, senza invito, andiamo. Tu non capisci, Zani, oggi. Tu non capisci che loro... Tu sei un diavolo, perché non vuoi sentire? Stefania, perché non vuoi sentire? Non mi ricordo ancora se sia Stefania. Perché? Perché non voglio sentire? E io sono il diavolo. Veramente è tutta un'altra la storia. A dire sta pazza dove cammisca Gesù, coso come a tutti. Gesù, la Maronna, Buddha, Allah appartengono a tutti. Assassini e non assassini. Quindi inutile che andate a nascondere dietro queste cose. O atei. Non è perché uno è ateo, o uno è di Buddha, o uno è Allah, c'ha ragione quello, c'ha torto quello. E fa, quello che ha fatto, quello che racconta, quello che conta, è quello che avete fatto. Perché io mi devo fidare di persone che non sono state chiare nei rapporti, che mi hanno dato un cane sofferente? Non l'ho capito. E che continuano a non essere chiari nei rapporti. Perché? Per sudditanza. Per sudditanza. Quindi Zani è sempre la solita schiavetta di sta gente di merda. Di sto pugno di assassini, capito? Questa gente del cazzo. Bisogna lottarle le persone che ti cercano di fare del male, le persone non chiare, le cose che non si capisce mai. Non importa se provengono dalla strada, se proviene dal quartiere popolare, dai quartieri nobili, dal mare, dalla montagna. Le persone che spingono il male e gli imbrogli vanno lottate. Invece le persone che cercano di essere vere, sincere, chiare, le persone, cercare di essere persone oneste, trafficare in una maniera giusta, cioè lavorare in maniera giusta, non lavorare la gente, lavorare gli imbrogli, ma applicarsi con passione e verità nelle cose. Quello è il lavoro. Vieni qua, tu dove stai andando? Andiamo, Toffi! Forza! Questo è un mondo ormai veramente che confonde il bene col male, una confusione continua tra bene e male. Tu diavolo, ma parla, sii esaustiva, che cazzo stai dicendo, diavolo? Quindi quella ti imbroglia, ti incula, ti dà un cane mezzo morto, io lo devo sistemare, una cagnolina problematica. Facciamo finta di niente, probabilmente avranno trovato problemi, cose. Poi di colpo sto cazzo di cane escono come i funghi. Ah, perché noi di qua, di là, tu documento, ma che spacchio sta imbrugliando? Sta imbrugliando perché dà la patente, non so che era la minchia, perché i cani sono così, metti per iscritto, perché sennò quel rifugio ve lo potete infilare nel culo. Al posto di venire a importunare.
lavoratori o sono sluiti, non brogli. Vedi come si perde la gente? Si perdono da presso poteri. Verità non ho, non manchisce nulla. Non ci vuole niente. Due, tre persone si mettono d'accordo contro un'altra persona. Associazione di chi sa la mafia? Non è se si lo Stato, se si destra, sinistra, se bene la montagna, la mare. È provocare, mettersi d'accordo. Un gruppo di persone si mettono, due, tre persone si mettono d'accordo per fare male a qualcuno. Con cose poco chiare. Lo sanno tutti, lo sanno, ma sai visto che lo sanno tutti di te? Come vi comprano con niente? E cominciate a imbrugliare, a chi era venuto fuori la testa? Sapessi quello che sanno di voi? Di quattro prostitute e quattro magnacci, lavoratori, rimbrogli. Ma si è besucata la mafia, che cazzo volete? Succhiate cose che non conoscete, siete quello che succhiate. Che tipo di mafia vi siete succhiati? Quello che vi siete succhiati siete. Quale mafia? Ah, no, 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 mafia no, noi di qua, di là, vabbè, allora niente mafia. Un'associazione a delinquere di scemi, manco mafiosi che vogliono fare soverchierie. Non c'è peggio le scemi che vogliono fare gli spette. Andiamo, andiamo. Nominati da me scemi, cretini, veri. Ehi! Gente senza verità. E poi trovo tutto Dio, butta là, l'angelo, il diavolo, tu questo, tu quello. Ma quanto ne hai fatto? Cose poco chiare, cose in nero, cose tutte trafugate, tutte imbrogliate. Ho un pugno di ladri. Ladri di vita proprio. Gente ti viene a rubare la vita. Questa è la scarsa della qualità di vita scadente. Capito che offrono certi posti, gli stati sottosviluppati. Dove ci sono gente che solo l'unica cosa che è costretta a fare è imbrogliare. I posti sono belli tutti, Dio, Gesù, Maronna, Buddha, chi se l'hanno tutte, sono cose internazionali. Ma quello che conta sono i fatti, le circostanze poco chiare, quello che fate, tutte le imbroglie che fate. Andiamo, andiamo, andiamo di qua, dai, forza! Andiamo! Tofi! Andiamo! Dai! Andiamo, Fina! Dai, cali! Fino alla farfarellini! La troglodini! Tofi! Andiamo, tartarina! Ormai sono una principessa. Prima ero una tartarina. Andiamo, andiamo. Quale principessa? Andiamo, lasciale stare sì. Sta gente. E poi i principi su una cosa. E la gente è tutta un'altra storia. Andiamo. Bravo. Tutti questi suppellettili, quello che conta è la realtà, la verità, i fatti accaduti e chiari. Chiaramente tangibili e dimostrabili. Andiamo? Ho dei pescatori, là, i ragazzini che stanno a pescare. Oggi è una bella giornata. Andiamo amore. La gente ha combattuto una vita contro stronzate e si è fatta inculare
da altri stronzi, persone invece che combattono cose vere, cose chiare, tangibili, confutabili, provabili, già riconosciute da, non da masse, ma da posti più civili, più dove si vive meglio. No, niente, io devo andare a cercare, a scavare su, tutto solo il culo. Loro si devono scavare il buco del culo. Cose aleatorie. Rapporti poco chiari. Roba falsificata, imbrogli, carte, scartoffie, scritte in nero, che non valgono un cazzo. Andiamo, eh? E io dovrei sottostare a sta gente, a sto quattro imbruglione, o 4.000 dopo quando so, a sto pugnore imbruglione. Ma da vinna a fanculo, pigliate l'angolo, pugnore assassino. Non è che è la prima volta che capitano queste cose. Andiamo. Dice, perché sono incazzato? Perché è così. Che quando c'è da stare calmo uno è calmo, quando è incazzato, se no vuol dire che siete in ipnosi. Quando c'è da reagire, che sono cose importanti, penali, invece voi le cose penali ve le sucate, ve le fate fare. E poi nei giocherelli volete fare le cose tutte a giocherelli, vero? Giocherelloni. Di minchia. Che minchia c'è, ha capito? Qualunque cosa fa è solo la minchia. Non ce n'è culo, c'è minchia qua. Cammina. Dai. Quello che conta, guarda come stanno bene, come camminano bene. Quello che conta è la verità, vedo? Quello, i fatti. Vedo? Non contano a chi vi aggrappate, con chi, cioè, veramente conta anche a chi vi aggrappate, però poi ve lo tirate. Capito? Queste sono le associazioni a delinquere. Che spacchio mi interessa che mi sta buttando Dio, Buddha là, io sono il diavolo, io sono... Oh! Tu assassina, con assassini, chiaro? Tu incapace, tu fai del male al cane, chiaro? Non ti è chiaro? Ma è chiaro a me. Non ti è chiaro? Certo non vi è chiaro. Fate tutto in nero, siete tutte carte false, tutto imbrogli, dove vai e vai, vai in questura e ti dicono di imbrogliare. Dischi fare una denuncia per un'altra, vai dal dottore, ti scrive una cosa per un'altra, ti dice di imbrogliare. Vai in un ufficio di una cosa e ti dicono, tu digli che non lavori, quando uno lavora, e ti dicono di imbrogliare. Se siete un pugno, un popolo di imbroglioni, sottosviluppati, e fate tutto non chiaro, che spacchio volete da me? Singolo individuo. Volete fare a botte? Non lo so, che cosa volete? Volete che io divento un imbroglione, mi infilo in qualche cosa di imbrogli con voi? Non lo so. Parlate chiaro. Che faccio farsi testimonianze, che mi imbroglio, che mi infilo, comincio a maltrattare cani, a fare un'associazione, a maltrattare bambini, a fare difesa dei bambini, a maltrattare donne, e faccio associazioni per donne, e essere in criminale, fare un poliziotto, carabiniere, essere in cagasutto e fare un mafioso. Che cosa volete? Divento come voi, essere un rotto in culo e fare il terrorista, e poi fate finta di niente, diventate famosi così. Suckers. Ferma! Siamo qui in sala. Bello sto spottino, eh? Andiamo a comprare due cose per fare la spesa. Qua dov'è la lucetta? Dove siete? Fatti vedere. Cali! Favore. Allora, andando via il sole, la temperatura si è abbassata di molto e mi metto. Allora,
chi è che mi ha fatto sta croce qua? Non si sa. Quindi stavamo parlando con quelle persone, con delle persone, poi si incontrano persone ragionevoli in base alle proprie esperienze. Stavamo parlando di violenze, no? Di subire violenze, di stare nelle violenze, subirle, farle, perché poi è tutto un processo. Ma quelle interne, mi diceva, parlavamo con una ragazza, quelle interne non si vedono e sono le più pericolose. Lei dice perché non si vedono, io dico che si vedono anche, poi sono in correlazione con quelle esterne, cioè la violenza è interna, esterna, ma quelle interne non puoi, non si cancellano, capito? Perché quella esterna, magari una gran fraccata di legnate, riesci a vincere con le botte, con quelle interne non le puoi vincere, capito? Perché restano per sempre, le puoi digerire, le puoi. E oggi c'è un sacco di gente che cerca di apportare violenza, anche in nome di giustizia, in nome di Dio, in nome di Buddha, in nome di Allah, in nome di filosofia, religione, destra e sinistra, ma perché a me quello che mi riguarda sono i fatti. I fatti, la misura, la gravità delle cose, la proporzione delle cose, le differenze tra una cosa e l'altra, quello sì che mi interessa. Le cose che sono simili e le cose che sono diverse. Non si può seguire gli imbrogli e gli imbroglioni. Perché poi ti trovi mischiato, no? Ti trovi infilato in queste cose qui. E non va bene. Io non riesco a trovare persone oneste che rappresentano quello che è la verità, la mia verità, la mia storia. Tutte le persone cominciano a raccontare altro, non gli interessa, nessuno, neanche le forze dell'ordine, neanche la magistratura, devono raccontare balle, palle, altre cose, cose aleatorie, proprio cose inventate, cose che non c'entrano un cazzo. Quindi vuol dire che io sono stato in mezzo certamente a qualcosa di mortale e che non viene arrestato, quindi il male continua se non li arrestate, se non vengono arrestati, bloccati. Solo costringendomi anche a reagire male, quindi provocando un'ondata di male a valanga, così. Se non si risolve alla base, si costruisce sul marcio. C'è un'aria gelida, vero? Che avete fatto? Che non avete fatto il buco? Che mi avete fatto qualche buco là? Eh? Avete fatto il buco? Tuo figo, cosa stai nascondendo? Cali? Guarda, guarda, guarda là! Guarda chi c'è! Guarda tuo figo, guarda chi c'è! Niente, non hanno fatto buco. Ah, m'ho fregato, m'ho fregato! Ora, in Italia, vedi, io ho fatto una stupidaggine, ora ho imbrogliato i miei cani, ma è una sciocchezza. In Italia si guadagna su questo, sugli imbrogli, sulle truffe che fanno alle persone, che poi le cose, le stupidaggini le cercano di fare pagare, di fare tutta una cosa. Invece i reati gravi, gli assassini, le cose, non le cercano di fare, i sequestri, cercano di mugghiarla, capite, fare finta di niente, le sistemano in altre cose, praticamente non le riescono a sistemare. Questa è l'Italia, dove si gioca sui reati, capito? I reati gravi non glieli fanno pagare mai, invece le stupidaggini le fanno diventare reati. E le cose continuano.
c'entrano le collere. Qua è che uno ci appizza la vita, è qualità scarsa di vita, quindi tanto vale denunciare, capito? Questione di vita o di morte. Vado a pigliare un tuo culo e out. No, io. Ve la dovete prendere nel culo voi, non io, capito? O io o voi. Qua è associazione a delinquere.